Siamo di nuovo qui nello studio del dottor Fiore per un'altra intervista, questa volta sulle connessioni tra fenomenologia e psicanalisi. Visto che tu, Germano, sei anche interessato alla fenomenologia, possiamo approfondire un po' questo argomento per i nostri followers. Cominciamo con una domanda un po' di connessione. Ci sono dei contatti, secondo te, o delle assonanze tra l'analisi di stampo bioniano e la fenomenologia? Sì, secondo me ne esistono svariate, diciamo. C'è un po' una tendenza in tutto quanto il mondo della psicoterapia, il mondo della filosofia, ma anche direi in assoluto, ad utilizzare spesso termini diversi per indicare cose o uguali o molto simili. Il primo esempio che mi viene in mente di contatto, diciamo, tra la fenomenologia e la psicoanalisi di stampo bioniano, che è quella che io pratico, diciamo, è rappresentato dall'atteggiamento dell'analista e del fenomenologo. A voi è ben noto, diciamo, quindi non sarò certamente io a spiegarlo, quello che è la dimensione dell'epoché, come sospensione del giudizio, di stampo fenomenologico. Ecco, la dimensione dello strumento, direi, dell'epoché, nella riduzione fenomenologica, è estremamente simile a quello che Bion postula come modalità di ascolto analitico, come modalità di ascolto analitico, che ovviamente attinge a Freud nella sua ortodossia per quanto attiene all'attenzione fluttuante, ad esempio, ma postula che l'analista debba letteralmente opacizzare memoria e desiderio nell'arco della seduta, sia nella seduta individuale che nella seduta di gruppo. Allora, questo che può sembrare una cosa abbastanza banale, è in realtà un rovesciamento importante, perché un analista che rinuncia, in qualche misura opacizza, quindi non fa scomparire, ma opacizza la memoria di ciò che è accaduto all'interno della seduta, di ciò che è accaduto al paziente, e annichilisce il proprio desiderio, cioè ciò che vorrebbe che accadesse all'interno della seduta, l'interpretazione giusta, la fase giusta da dire, oppure quella che vorrebbe sentirsi dire dal paziente, è un analista che si pone in una condizione molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati a pensare nella dimensione del luogo comune, in cui l'analista ricostruisce la storia della persona, ricostruisce in maniera dettagliata l'infanzia, le relazioni con la Archeologo, gente, diciamo. esattamente, no? Un archeologo, diceva Freud proprio. Quindi fa un lavoro di archeologia, ecco, quindi non c'è questo lavoro di archeologia, ma è tantissimo, cioè meglio, c'è anche, ma è tantissimo nel qui e l'ora, nel qui e ora della seduta. Allora, il richiamo a qui e ora fenomenologico è il qui e ora dell'ascolto bioniano. Ok, e una domanda perché questa è una curiosità che mi ha sempre un po' preso, anche per quanto riguarda la fenomenologia, no? Come si realizza questa opacizzazione? Cioè, nella pratica, come si fa a fare quello che dicevi? Si fa un'analisi, risponderei, no? Risponderei d'impatto che si fa un'analisi, risponderei che in qualche misura il valore dell'analisi individuale di gruppo, personale, chiedo scusa, di gruppo oppure individuale è un valore aggiunto di tutte quante quelle che sono le scuole di indirizzo analitico, cioè certe cose si apprendono in vivo. Si apprendono non per quello che qualcuno te le spiega, perché hai voglia di leggere su sacri testi di come si opacizzi la memoria e il desiderio, ma se non lo senti e lo pratichi fare a qualcuno e poi lo pratichi fare tu quando ci riesci, perché è una cosa che non è una cosa diciamo preconcetta che uno ha dentro, non Ah, è e un basta. talento da scoprire, è soprattutto una tecnica da addestrare. Non capito. Quindi un lavoro di consapevolezza su di sé, diciamo, fatto in modi Assolutamente, diversi. fatto in modi diversi e di addestramento continuo a farla, seduta dopo seduta, insomma, perché si può perdere. Ok. Una seconda domanda che volevo farti riguardava invece l'epistemologia del setting analitico. Cioè, come si è evoluto nel tempo? Qual è il ruolo oggi, secondo te, dell'analista all'interno del setting? Allora, è un domandone questo, no? Perché ci sono tantissimi trattati su quello che è il setting dell'analista. Inizierei innanzitutto, dell'analisi, inizierei innanzitutto scolasticamente a distinguere quello che è setting esterno da quello che è setting interno.
setting esterno si intende la cornice, no? In qualche misura, quindi la cornice in cui avviene l'incontro, quindi la stanza, lo studio, la ripetitività dell'orario, la durata delle sedute, la posizione del paziente vis-à-vis oppure con l'analista seduto di spalle e il paziente sdraiato in una chaise longue, quindi tutto questo è quello che è il setting esterno. Il setting interno invece è il dispositivo analitico che l'analista ha nella sua mente. Allora, il setting sostanzialmente esterno direi che è abbastanza invariato nel corso degli anni, se non per il fatto che ci sono ovviamente sempre meno pazienti che fanno più sedute a settimana, sempre meno pazienti sui lettini e sempre più pazienti vis-à-vis. Quindi, però direi che sostanzialmente è invariato se non per Questa è questi aspetti. un'evoluzione culturale, diciamo, un po' Questa dei è, tempi. sì, è nettamente un'evoluzione culturale. Ricordiamoci che quando si facevano 5 sedute a settimana, più sedute anche in una giornata, molto spesso le persone non lavoravano, diciamo i pazienti non lavoravano, quindi l'analisi nasce comunque come una cosa dedicata a persone che non avevano incombenze di lavoro, L'impegno di dover andare al lavoro. esattamente l'impegno di andare al lavoro, insomma, quindi ci sono delle evidenze sociali e antropologiche, un cambiamento antropologico proprio dell'individuo nel corso dei secoli che rende ciò estremamente difficile, raro, insomma, no? E quindi questo. Parlavamo del setting interno, in qualche misura rispetto al dispositivo analitico che l'analista ha la prova mente, cioè l'ascolto, no? Che direi che è il primo nodo dell'analista, cioè un ascolto che punta sempre attivamente ascoltare l'inconscio. Questa direi che è una invariante nel corso del tempo. Come si punta ad ascoltare questo inconscio è un altro argomento. Un'analisi bioniana punta, come ho detto prima, ad ascoltare l'inconscio, ma tramite lo strumento della opacizzazione della memoria del desiderio, quindi lo ascolta diciamo per altri canali. Ovviamente la via maestra è sempre il sogno, come diceva Freud, insieme agli atti mancati e quant'altro, eh? Però il qui ora della seduta diviene determinante in un'analisi bioniana, diviene determinante quella che è l'interazione con il paziente, che può sembrare una bestemmia in qualche modo, no? O qualche decina d'anni fa sarebbe stata una bestemmia, invece adesso è una risorsa, cioè nel momento in cui nuovi psicanalisti, cito Ogden per citare probabilmente il più famoso di tutti, no? Si parla di campo all'interno dell'analisi, si parla di terzo analitico, Ogden parla, cioè di una entità che supera il paziente, che supera l'analista e che si costituisce all'interno dell'analisi e che può essere essa oggetto di interpretazione dell'analista. Può sembrare un'interpretazione di campo, ma è leggermente diversa. Allora, questa, diciamo, la presenza della soggettività dell'analista, analista che deve essere consapevole della propria roba, diciamo così, che sta all'interno del setting e che è all'interno della comunicazione, sposta in qualche misura il campo in cui il paziente oggetto di analisi, classicamente, invece diviene coprotagonista dell'analisi. Un analista deve essere un analista, tra virgolette, moderno, diciamo, deve essere consapevole di questo e saperlo usare. Non è Quindi facile. mi stai dicendo che l'epistemologia del modello Bioniano, bioniano, diciamo diciamo, sì, si avvicina semplifichiamo in così. questo senso anche molto alla fenomenologia che postula come punto di partenza sempre il soggetto, il punto di vista soggettivo, diciamo, e È l'incontro, l'incontro, la esatto. fenomenologia, soprattutto l'incontro, no? Ok, l'analisi usa l'incontro. E i post-bionianni, definiamoli così, insomma, ho citato Ogden in uno per tutti, insomma, postulano la roba che esce nell'incontro Nell'incontro. come oggetto di interpretazione, come materiale Un nuovo. terzo soggetto che si crea dall'incontro. Perfetto, perfetto. Ok, credo che sia stato chiaro. Speriamo. Un'ultima domanda a cui diciamo noi teniamo in particolar modo, noi del blog, perché cerchiamo di mettere insieme diverse cose, no? Come vedi, come sai, psicoanalisi, anche cognitivismo, costruttivismo, fenomenologia. Vi seguo, vi seguo. La domanda è questa. C'è secondo te una tendenza alla convergenza e all'integrazione tra i modelli? Allora, io direi che c'è una tendenza, certamente, però in via di premessa c'è bisogno,
è notissima questa cosa, ma per me resta fondamentale dichiararla continuamente, diciamo che a prescindere dai modelli teorici di riferimento, dagli strumenti applicativi, dai dispositivi, dalle letture che si è fatto, dalle scuole che si sono fatte, dalle analisi che si sono fatte o non si sono fatte, tutti quanti quelli che sono più o meno gli studi che abbiano un criterio, stabiliscono univocamente nella imperitura gara tra le psicoterapie rispetto a quale sia più efficace, che l'unico vero fattore terapeutico è rappresentato dal terapeuta, okay? Che è l'unico vero fattore terapeutico e che ovviamente è a prescindere dalla formazione. Poi io mi trovo bene con un modello di tipo analitico perché è un dispositivo che più o meno conosco, con cui sono a mio agio, che so manovrare, non mi trovo bene con altri modelli che pure ho studiato, ho svecchiato un po', insomma. La convergenza, secondo me, è una convergenza che è possibile in alcuni punti, no? Per esempio, cito la psicanalisi così non si offende nessuno perché mi riguarda di più, la psicanalisi ha rubacchiato un pochettino la terapia sistemica, per esempio. No? Nell'altra intervista che abbiamo fatto ho citato una serie di cose rispetto all'istituzione, enti, campi, forze, energie, no? Che richiamano il modello sistemico rispetto a ciò che è sovrasistemico e sottosistemico, la teoria degli insiemi, quindi richiamano quello. Questo per citare la psicanalisi che ha rubacchiato. Poi è chiaro che tutti hanno rubacchiato la psicanalisi, no? Forse solo i È il punto comportamenti. di partenza, forse Sì, un po'. forse solo i comportamenti stipuri, diciamo, se esistono ancora, insomma, di solito ormai c'è tanto cognitivismo e poco comportamentismo, allora forse sono gli unici proprio antitetici. Quindi alcune cose sono irriducibili, cioè la distanza tra un modello analitico e un modello comportamentale puro, diciamo, è irriducibile, però su tante altre cose ci sono dei punti di convergenza, molteplici punti di convergenza. È quello che pensiamo anche noi un po', è che ci spinge a cercare di mettere insieme tutte le cose. Ah, io ritengo che la cosa più importante sia che ciascuno faccia le cose che sa fare, che le faccia in scienza, che le faccia in coscienza e che non ci si avventuri ad utilizzare modelli e dispositivi che non sono i propri. Ecco, quello è l'unica cosa imperdonabile, Forse secondo anche me. un'altra cosa che diventa negativa è l'arroccarsi nelle torri d'avorio e combattere il nemico della scuola vicina, insomma, questa è un'altra. È una sciocchezza e diciamo, le chiesette, le piccole loggette o le massonerie di paese, insomma, spero Sono finite, è finito il tempo, che insomma, siano si finite, spera. non lo sono però, secondo me, e, insomma, lascia il tempo che trova, insomma, non va citata proprio. Va bene, ti ringrazio Germano, Grazie a te grazie ancora. A ancora presto, e a presto. ciao.